E con noi Glauco Ciacci, presidente del fotoclub La Chimera, che ci parla di questa foto antiquaria che ritorna dopo 2 anni, causa pandemia, ovviamente erano saltate le edizioni precedenti, e ritorna in Piazza Grande e ritorna alla grande. Sì, è una, diciamo, è una novità assoluta perché di norma Foto Antiquaria si svolgeva sotto le logge Vasari e l'ultima domenica di aprile, cioè che sarebbe stato il 24 aprile, se non che ci sono state delle problematiche, diciamo, strategiche, per cui hanno convinto la Fondazione del Swing Tour, che è l'ente organizzatore della Foto Antiquaria, alla quale noi collaboriamo, e di spostarla sia come data, l'8 di maggio, essendo una data più tranquilla per quanto riguarda il meteo, perché ad aprile purtroppo sono successe in altre occasioni delle perturbazioni che hanno rovinato la manifestazione, in più di farla all'interno di un palazzo meraviglioso che è il Palazzo di Fraternita. Quindi, ripeto, è una novità assoluta, vediamo come reagisce sia il pubblico che gli espositori. Ecco, quanti saranno gli espositori? Gli espositori dovrebbero essere una 25, per una quarantina di tavoli, e sono i vecchi espositori con i quali ormai abbiamo un rapporto d'amicizia, e qualcuno nuovo, come sempre, e dovrebbero portare del materiale particolarmente interessante, e loro sono molto contenti, anche per questo, di stare al chiuso, perché, come sapete, gli oggetti che vengono esposti sono particolarmente preziosi e c'è qualche pezzo, sia obiettivo che gli obiettivi, che macchine, che fotocamere, piuttosto costose. Ecco, ci sono tanti appassionati che rimangono fedeli all'analogico, nonostante questa sia un'era digitale. Diciamo che c'è un forte ritorno io non lo chiamo analogico, lo chiamo chimico, perché è più vero, diciamo così. La pellicola e le macchine che usano la pellicola stanno tornando veramente, stanno suscitando un forte interesse, specialmente nei giovani che sono anche molto affascinati dal bianco e nero, perché il digitale sembra una cosa, un controsenso, ma il digitale sì, fa anche il bianco e nero, ma lo fa a colori. Per cui avere una macchina, cioè uno strumento che fa una fotografia in bianco e nero, e poi la cosa più affascinante è che la pellicola naturalmente viene sviluppata con le vecchie tecniche di stampa. Allora, appuntamento, diciamo, ricordiamo gli orari di questa foto antiquaria in Piazza Grande, Palazzo della Fraternita dei Laici. Dalle Diciamo. 9 alle 18, però tenete conto che oltre alla fraternità c'è anche la sede del fotoclub in cui ci troviamo, perché noi siamo un po' separati, ma noi facciamo la nostra, diciamo, piccola foto antiquaria qui dentro, insieme a quello che vedete, insieme alla mostra di Bruno Tavanti, che è stata inaugurata la settimana scorsa, ha avuto un grande successo, sia perché la mostra è bella, perché l'autore è veramente un artista.